In questione è Gino Baglieri. Gino Baglieri viene dalla lontana Sicilia. Purtroppo non è qui presente perché ha avuto problemi di natura logistica per la strada, con aerei, check-in, eccetera. Purtroppo non ha fatto in tempo ad arrivare. Non è qui, però facciamo finta che ci sia. E quindi lo presentiamo, le sue opere lo rappresentano. Ampiamente, sì. Noi siamo molto felici di avere questa artista qui da noi perché è un artista sicuramente di una certa importanza e lui ha un curriculum lunghissimo perché ha cominciato a dipingere dagli anni Ottanta, ha avuto allievo di Salvatore Fiume ed ha da allora non ha mai smesso, ha fatto tantissime mostre importanti, premi importanti che adesso mi ricordo soltanto, ecco, la sua prima personale che era allestita a Vittoria nel 1982 addirittura. E poi ha fatto tantissime esposizioni nazionali, fra cui la Biennale di Venezia del 1990, poi il premio Arte Mondadori 92, tanto per citare altre cose più importanti, ma qui ci sarebbe da fare un lungo elenco. Poi il premio Esposizione Internazionale d'Arte alla Biennale di Venezia del 1992, premio Biennale di Firenze nel 97. Quindi non è un artista qualsiasi e quindi qui ci onora veramente di averlo nostro ospite qui. Due parole prima di passare la parola naturalmente alla dottoressa Signoranzi. Allora, le mie impressioni nell'allestire questa mostra. Siamo rimasti veramente abbagliati da questa pittura estremamente potente, devo dire molto molto forte, non solo nei colori ma nei segni ma anche nei soggetti. Lui predilige scene di vita quotidiana, possiamo dire, che però hanno in sé una certa inquietudine, sono scene che ci fanno un pochino riflettere, pensare, sono scene che sembrano semplici ma sottendono sempre qualcosa di, insomma, di forte, di importante all'interno della nostra mente nel guardarle. I nudi sono sempre, i nudi sono particolari, sono nudi estremamente di un erotismo sotteso, molto
come dire, molto timido, insomma, è così, non è mai esplicito, e sono interessantissimi le citazioni che lui fa su Dürer, Leonardo da Vinci, la Gioconda, varie altre qui, Goya, eccetera. Lui ama ritrarre le scene della gente che va al museo e come guarda le opere d'arte, come se riflettesse su cosa succede nella nostra mente guardando un'opera d'arte. Questa è una cosa che io la trovo molto estremamente interessante. E quindi veramente sono opere da gustare una per una, opere importanti e soprattutto una bella lettura, no? Possiamo dire questo. Niente, parlerà adesso, anzi approfondirà di più la... Ma intanto l'articolo che io ho scritto per il nostro Gino Baglieri. Gino Baglieri, ecco, giustamente, allora va al catalogo, potete leggere anche così quelle che sono le recensioni critiche, tra cui c'è anche Vittorio Sgarbi, tra l'altro, che l'ha recensito. Giustamente, allora, il nostro presidente convalida il fatto che sia un artista importante, di chiara fama, maestro d'arte, originario di Lentini, ha vissuto a Comiso, è attualmente residente a Vittoria, nella Sicilia meridionale. Oltre ad essere grande artista quarantennale, la carriera se non cinquantennale, è anche promotore di un'associazione come Scribarte e ha fatto anche una fiera internazionale d'arte a Vittoria, esatto. Ecco, che è appunto nella Sicilia. Sud orientale, ecco, dimmi. Ed poeta. È anche un poeta, bravissimo. Esatto. Ebbene, stranamente, dimmi, bravo, bravo. Nel catalogo che gli abbiamo preparato ci sono alcune poesie sue, che abbiamo scelto quelle più, diciamo, in sintonia anche con le opere esposte. Infatti. Allora, io ho definito la sua cifra stilistica un realismo lirico, perché come vedete, come diceva anche Franco, il nostro presidente, è un realismo che si attiene alla fenomenologia del vero attraverso un'impostazione disegnativa classica, ma non accademica, che va verso una poetica stilistica post-impressionista. Tra l'altro è stato allievo di Salvatore Fiume, conterraneo, così come in qualche maniera si vede l'influenza anche forse di Renato Virtuoso, volendo, il suo conterraneo. C'è chi parla di sicilitudine alla Sciascia, perché ovviamente, essendo siciliano, interpreta, come diceva appunto, i suoi soggetti, una pluralità di soggetti desunti dalla sua terra. Tra cui ci sono, vedrete, anche il mondo del lavoro, così come arriviamo alla femminilità in questi paesaggi e vedutismi naturalistici di spiagge balneari e vacanzieri che sono del mare cristallino della Sicilia, vedute tra l'altro rinomatissime la spiaggia di Scoglitti, appunto dove abita Vittoria, che è in provincia di Ragusa, e probabilmente quegli assembramenti che voi vedrete di là, di vacanzieri villeggianti che si stagliano in queste bellissime spiagge sabbiose dei fondi cristallini, e viene in mente l'atmosfera diafana e superba della insulare della Sicilia. Quindi dicevamo, da una parte il vedutismo nelle percezioni ottiche e dall'altra anche i borghi cittadini, perché c'è, mi pare, uno scorcio di Comiso. La Sicilia col suo mito dell'ellenismo, il mito greco, per arrivare appunto, dicevamo, al vedutismo naturalistico. Ma ecco, una delle priorità è la centralità della figura umana. La figura umana domina sovrana in ambienti ora interni, ora esterni, e in particolare il femminino. C'è una Venere qui adolescenziale dove si può parlare anche di umbratile ironia. Da una parte c'è il lirismo e l'esistenzialismo di corporità nude al femminile, attonite,
assorte in camere al vespero, c'è un po' di crepuscolarismo realistico, dall'altra però c'è anche un umbrato di ironia, perché il nostro caro appunto Gino Baglieri è amico anche di uno scrittore importante, Gesualdo, un certo sì, uno scrittore di Comiso, Gesualdo Bufalino, che se andate a vedere è uno scrittore di altissimo livello. Ebbene, la centralità della figura umana la troviamo sia nella condizione esistenziale, in aneliti contemplativi, sia però anche nell'ironia del rapporto dialettico, laddove nei siti museali il pubblico fruitore legge le opere del passato, il capolavoro del passato, e nella dialettica col contemporaneo. E quindi abbiamo questa coralità che si affaccia nella dialettica tra tradizione e conservazione e contemporaneo. E qui ci sono capolavori del passato che vengono appunto dipinti, però in questa dialettica con le nuove generazioni, che in qualche maniera, e c'è anche un po' di burlesque volendo, insomma. Quindi, se vogliamo, questo realismo lirico, introspettivo, intimista, ha delle colorazioni che vanno anche verso l'ironia, perché il suo esistenzialismo, quello di appunto Gino Baglieri, arriva a sposare e a coniugare il post-impressionismo di una eredità figurativa classica e ben impostata, con cromatismi ora densi e pastosi, ora vividi e saturi, no? Ma al tempo stesso vuole anche far riflettere su quello che è l'interrogarsi sulla vita, sulla, io li ho chiamati i tempi del vivere, del soggiornare, dell'abitare. Ognuno di noi ha i suoi tempi introspettivi. E questo, secondo me, va a in qualche maniera combaciare con l'inclinazione di poeta, perché è anche poeta, i suoi frammenti lirici sono frammenti della coscienza che trovano riverbero nella sua produzione pittorica. E ho voluto in questo articolo che ho scritto collegarmi a Quasimodo, perché in certe malinconie assorte tra incanto e disincanto del vivere, essendo Salvatore Quasimodo un siciliano di chiara fama, ha avuto il premio Nobel nel 59, Quasimodo nella sua prima stagione lirica con Terra ed Acqua, una raccolta poetica del 1930, cioè quella epigrammatica pura lirica, ciascuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. Non a caso nel catalogo l'opera che lui ha scelto è proprio quella donna, l'inudità corporea femminile, in una sorta di introspezione tra incanto e disincanto, introspettiva. Quindi questa purezza, questa insomma, l'epigramma, lo trovo anche nelle sue opere. Chiuderei con una sua poesia, ma è uno stralcio, dove lui stesso dice, intanto dice, mi rifugo col pensiero sulla tela, facendo sì che la materia si imprima eterna. Ecco. E qui volevo dire, in questo post-impressionismo, mi sono dimenticata di dire che la sua cifra stilistica va a combaciare con quello che è il magistero cesariano, perché mentre gli impressionisti lavoravano di impressione e c'era l'istantaneità dell'impressione nella pennellata, lui lavora maggiormente nella sintesi delle somme additive dei pigmenti e quindi va a combaciare con quello che è il sintetismo formale di un Cézanne che si chiama appunto post-impressionismo. Quindi la somma delle impressioni che va a sommarsi nei pigmenti in una forma geometrica, se vogliamo, insomma, in questo caso va bene. Tempo e spazio, sentimento del tempo, così. Comunque, altro stralcio suo, poi chiudiamo. Ho trovato una poesia dal titolo Utopia. Incapace di amare, libera la natura il proprio io, mescolandosi alla materia. Si copre con pudore gli occhi, aprendoli attraverso un lembo di speranza. E speriamo, ecco,
che nella riflessione della condizione umana esistenziale ognuno di noi trovi un lembo di speranza. Innanzitutto vorrei dire, aggiungere soltanto che l'assenza dell'artista oggi la compenseremo quando lui riuscirà ad arrivare probabilmente fra qualche giorno, verso giovedì, probabilmente mercoledì o giovedì, faremo un incontro che organizzeremo poi a tempo debito sulla sua arte e faremo un incontro un'intervista all'artista che diciamo andrà a pensare a questa sua assenza dell'inaugurazione di oggi. E quindi siete tutti invitati a questo interessante incontro che ci sarà e se naturalmente colgo l'occasione siete tutti invitati al concerto di domani. Domani ci sarà un concerto jazz di un pianista molto bravo, Gianfranco Becucci, e quindi anche lì vi aspetto tutti domani che organizzeremo questa cosa. Grazie a tutti. Non vediamo l'ora, ecco, di immergerci nelle acque della Venere Anadiomene, però adolescente. No, devo dire che queste opere saranno l'Anadiomene, l'emersa. Un'ottima scenografia al suo concerto, perché effettivamente saranno davvero, lui farà una musica particolare che mi sembra adattissima come colonna sonora proprio a questa musica. Quindi grazie a tutti di essere qui, di essere intervenuti, tornate a trovarci, vi aspettiamo, grazie a tutti. Thank you.